Oggi parliamo di disordine visivo, cioè di come gli oggetti nella nostra casa, senza che noi ce ne accorgiamo, richiamino la nostra attenzione, sovrastimolando la nostra mente, creando stanchezza e irritazione. Ti do una piccola dimostrazione. Non trovi come la seconda disposizione ti abbia trasmesso calma, al contrario della prima? Ciao, sono Dedè e nel mio canale ti racconto le mie piccole scoperte, le mie abitudini e i miei lavoretti nell'ambiente casa. Così come tanti rumori possono indurre un inquinamento acustico, tanti colori, scritte ed oggetti possono attirare la nostra vista, suscitando ricordi, riflessioni, sovraffollando la nostra mente. Oggi ti rivelo i miei 10 trucchi per ridurre il disordine visivo. Prima regola: ogni cosa al suo posto. Attribuisci a ogni oggetto una posizione in cui può essere riposto, possibilmente non a vista, sarà più facile così spolverare, ma a portata, in modo cioè che se di uso quotidiano sarà facile da riporre e rimettere a posto dopo l'utilizzo. Posizionare uno svuotatasche all'ingresso ti aiuterà a collocare tutti quegli oggetti da non dimenticare all'uscita di casa. Seconda regola: non lasciare il letto sfatto durante la giornata. Entrare in una stanza con il letto sfatto peggiora subito l'umore perché ti ricorda ciò che avresti dovuto fare e non hai fatto. Regola numero 3: segui se possibile una palette di colori. Fai in modo che tappezzeria, oggettistica e tutto ciò che ha vista nella stanza sia di massimo 3-4 colori differenti, che si intonino tra di loro e scegliendo possibilmente toni neutri. Il beige e il celeste pallido sono sicuramente più riposanti di un rosso acceso. Se hai già complementi di arredo, di tinte che esulano dalla palette che hai scelto, non buttarli, magari dipingili. Regola 4. Le scritte attirano la nostra attenzione. Le etichette sono studiate per attirarci in un negozio, ma in casa generano solo confusione. Puoi ovviare utilizzando contenitori dall'aspetto simile per tenerli raccolti ed organizzati. Regola 5. Per contenitori che devono rimanere a vista, rimuovere l'etichetta. Ne migliorerà l'aspetto. Mi raccomando, fallo solo per prodotti per cui non servono istruzioni e il cui utilizzo non richiede particolari accortezze. Regola 6. I cavi elettrici a terra o aggrovigliati possono essere riposti, ordinati, legati con fascette in modo da risultare meno fastidiosi per la vista. Il cavo del caricabatterie vicino al comodino può essere appoggiato ad un gancetto da cucina attaccato sul retro o sul fianco della testiera o del comodino stesso, in modo che sia facile da prendere ma non resti sul pavimento. Approfitto per ricordarti di iscriverti per non perdere nuovi video. Lasciami un like o un commento per far capire a YouTube che siamo una community attiva. Settima regola: meno è meglio. Non sempre il riempire di decorazioni rende l'ambiente più gradevole. Soprattutto in camera da letto, dove la nostra mente ha bisogno di riposare. Io su questo punto devo fare ancora tanta pratica, perché ho una casa da far rabbrividire un minimalista. Però l'importante è conoscere l'obiettivo e piano piano cercare di avvicinarcisi. A questo proposito, non occorre riempire ogni superficie con un soprammobile e la parete con tanti quadri. Prova a togliere e vedi se l'effetto ti piace di più e ti trasmette più calma. Regola 8. Tanti piccoli oggetti hanno un aspetto più ordinato se raggruppati su un vassoio o in un contenitore.
Se chiuso, sarai anche facilitato nello spolverarli. Nona regola. Non ti piace riporre i vestiti usati durante la giornata e da riusare, magari il giorno successivo, all'interno dell'armadio con quelli puliti? E così questi indumenti spesso si raccolgono sul ripiano in bagno o sulla sedia in camera da letto. Appendili invece in un'area non a vista, in modo che non si formino pieghe e che non disturbino con il loro disordine. Decima ed ultima regola, seleziona ciò che realmente ti serve. Prima di ordinare, piegare e riporre, chiediti se effettivamente quell'oggetto sia utile e qual è l'ultima volta che lo hai utilizzato e che ne hai apprezzato le qualità. Ciò che non ti piace più e non utilizzi può rendere felice qualcun altro. Ti lascio il link al video dedicato al decluttering qui sopra e in descrizione. Spero che questo video ti sia stato utile e ti auguro buona giornata. Ciao!